stata presentata l'edizione 2017 della Fiera dei Morti, in programma a Perugia dall'1 al 5 novembre, a Pian di Massiano, in Piazza del Bacio, in centro storico. Tre luoghi che si caratterizzano per l'ampia scelta di banchi tra novità e tradizioni: Pian di Massiano con la fiera tradizionale, Piazza del Bacio con il collezionismo, i raduni di auto e moto d'epoca, lo svuota soffitte e una serie di eventi live. L'artigianato, le rarità, la gastronomia e le tipicità invece delle città gemelle in centro storico in Piazza 4 Novembre. Piazzale Umbregezza, la storica ormai tradizionale fiera con i suoi 518 banchi di merceologia di tutti i tipi. Piazza Bacio con circa 50 stand dove accanto alla commercializzazione di prodotti legati molto al tema del collezionismo ci saranno anche in continuo eventi per valorizzare quanto più possibile la manifestazione. Centro storico con 80 banchi, in parte con prodotti dell'artigianato del nostro territorio, artigianato di qualità, in parte i prodotti enogastronomici delle regioni provenienti da tutte le parti d'Italia, in più le nostre città gemelle che hanno un aspetto internazionale alla fiera, in quanto accanto a prodotti locali vengono inseriti prodotti regionali e prodotti provenienti da tutta Europa e la rendono grande, la valorizzano e la rendono importante. Ci sarà ancora il biglietto unico per garantire il trasporto attraverso il mezzo pubblico, quindi invito ancora i cittadini a lasciare l'auto a casa, a prendere un biglietto unico a 3,50 euro, valido 24 ore dalla prima convalida, quindi per 24 ore si potranno utilizzare i mezzi pubblici, autobus e mini metro e godersi della fiera scendendo e salendo da questi mezzi quante volte vogliono. A Pian di Massiano verrà allestito un centro servizi informativo presidiato anche dalla Polizia Municipale, lo stand dell'Associazione Vermiglioli che prevederà l'annullo postale sulle cartoline commemorative della fiera, lo stand del Perugia Calcio e tutte le altre associazioni no profit impegnate nella raccolta fondi. Al fine di evitare lunghe code nell'area antistante di Pian di Massiano, si consiglia di lasciare l'auto in sosta nelle aree a parcheggio del quartiere di Fontivegge e usare i mezzi pubblici. È possibile trovare tutte le informazioni sul sito fieradeimorti.comune.perugia.it e tutte le informazioni storiche sulla fiera sulla pagina Wikipedia Fiera dei Morti.